Leo, l'avvocato Mascala è il vicepresidente, nonché naturalmente nazionale, nonché naturalmente il sindaco, che è molto sensibile sui temi, diciamo, della formazione, essendo lui stesso un insegnante, un professore, oltre che un architetto e sindaco, della formazione dei ragazzi. La giornata di oggi è particolarmente significativa, di questo naturalmente sottolineo la valenza. Solo i saluti e solo un accenno. Il tema del bullismo è un tema che sembrerebbe attuale, nel senso che sembrerebbe che debba appartenere soltanto a questo periodo. Non è così. I bulli sono sempre esistiti, sia oggi che ieri. La differenza invece è sostanziale, importante, perché i bulli di oggi godono, direi, tra virgolette, dell'immunità spesso parentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che i genitori dei bulli molto spesso allenano i propri ragazzi proprio per la mancanza di dialogo con la famiglia e con la delega assoluta alla scuola di tutto quello che i genitori invece nella loro valenza, nella loro capacità genitoriale sono venuti a mancare. Il bullo di ieri era facilmente riconoscibile, era facilmente, come dire, educato, quello di oggi è molto, molto più difficile. Se la scuola, e su questo naturalmente si impegna ogni giorno, naturalmente spesso purtroppo troviamo la famiglia che fa da barriera e molto spesso siamo oggetti e soggetti anche, mi dispiace dirlo, a minacce dagli stessi genitori. Le cronache riempiono ogni giorno di notizie di insegnanti aggrediti per un semplice rimprovero, per una semplice nota, per un voto che non va bene. E se il genitore si comporta in questo modo non fa altro che incoraggiare i figli ad allenarsi, dico io, a diventare bulli. Quindi ragazzi, attenzione, il bullo va affrontato a viso aperto. Affrontato a viso aperto vuol dire comunicare ai docenti, comunicare al preside, perché quello che succede a scuola. Un piccolo particolare e chiudo. Alcuni anni fa, in una scuola dove io ero dirigente scolastico a Squinzano, c'era un bullo particolarmente pericoloso. Andava addirittura a estorcere, a minacciare i suoi coetanei sulle merendine, eccetera, eccetera. Io me ne sono accorto, l'abbiamo annotato, abbiamo fatto la giusta punizione. Il giorno dopo è arrivata la lettera dell'avvocato della famiglia, dove diceva il termine estorsione è un termine grave che la scuola si è appropriato per definire un minore. Al che io dissi, va bene, allora andremo in giudizio, disse l'avvocato, e così poi lei troverà un termine più appropriato per capire che cosa fa questo ragazzo. Se non è estorsione, troveremo un termine diverso, ma l'azione rimane questa. Il genitore infuriato, l'avvocato, immediatamente smisero quando io dissi che mi sarei rivolto al tribunale dei minori, eccetera eccetera. Fine anno, il ragazzo viene fermato, viene bocciato. Il genitore interviene subito dopo, tentando di aggredire il vicepreside, tentando di aggredire gli insegnanti. Io immediatamente arrivo, chiamo il maresciallo dei carabinieri, viene messo in ordine questo signore. Il ragazzo, immediatamente facciamo un lavoro particolare, lo portiamo in una squadra di rugby dove tutta la sua potenza, tutta la sua energia, la sua forza e la sua, tra virgolette, carica di violenza viene naturalmente trasformata in energia positiva. Questo ragazzo è diventato uno dei campioni del rugby, dove la squadra di Squinzano divenne quella vice campione nazionale di rugby, battuta soltanto dall'Aquila. Questo ragazzo ci disse alla fine, questa è stata una vittoria della squadra, ma non è che vinciamo sempre, purtroppo. Disse semplicemente grazie, perché quella bocciatura mi è servita, mi ha aiutato, mi ha fatto diventare un ragazzo nuovo e un ragazzo diverso.
Questa è una vittoria, la scuola diciamo, a volte vince, ma spesso purtroppo perde perché non c'è la collaborazione della famiglia. E questi incontri andrebbero rivolti soprattutto ai genitori, a quei genitori che pensano di poter far fare ai figli ciò che vogliono, naturalmente vedendo la scuola non come un alleato, come dovrebbe essere, ma un avversario o comunque diffidando di quello che si fa a scuola. Io vi ringrazio, ho chiuso con questo aneddoto che ci riporta ai temi attuali, dove, ripeto, quello che bisogna fare quando c'è il bullo a scuola e fa della violenza la sua forza è quello di dire subito ai docenti e al preside. Poi il resto ce la vediamo noi. Grazie. Io sono Edio Leo, il presidente dell'ANFI della sezione di Leverano. Scusate la voce, ma volevo soltanto fare ringraziamenti all'amministrazione comunale tutta per la disponibilità, come così anche per il preside che è sempre stato disponibile verso le iniziative della nostra sezione, sia in questa sia nelle altre. E quindi io vi ringrazio, ringrazio anche voi, le professoresse, un ringraziamento particolare alla professoressa Mirto che ha fatto quella bellissima locandina. Passo la parola al sindaco. Un applauso. Grazie. Buongiorno a tutti. E il preside Rollo ha centrato la questione perché è una figura professionale che dà diversi anni, vive quotidianamente queste problematiche. In un certo senso anch'io sono collocato in un punto di osservazione, diciamo così, strategico, perché faccio l'insegnante, adesso il sindaco. Quale risposta si può dare? Vedremo dopo, durante il corso del convegno, quali sono le problematiche, gli aspetti specifici, immagino, si affronteranno, anche del cyberbullismo, perché questo spazio che sta crescendo, no? Prima le relazioni erano dirette e quindi le problematiche si affrontavano direttamente, adesso c'è questo spazio virtuale che comunque è uno spazio che va gestito, va controllato, ma lo vedremo in seguito. Che cosa si può fare? Si può fare questo, quello che stiamo facendo oggi, intanto se ne parla, si capiscono le problematiche, quali sono, perché prima di affrontare un problema bisogna conoscerlo a fondo, capire da dove nascono i problemi, giustamente diceva il preside, a volte sono questioni di carattere sociale, culturale, di degrado culturale, di degrado sociale nel quale questi ragazzi vivono, quello che non apprendono, l'educazione che non hanno nell'ambito familiare, quello che la comunità, l'amministrazione, la politica non gli dà, le opportunità che non gli danno questi ragazzi, e quindi molto spesso, io non voglio giustificare nessun gesto assolutamente, però a proposito del capire, questi atteggiamenti nascono da un disagio che a volte si può trattare, lo si può affrontare. Il preside ha sintetizzato, no? Abbiamo dato un'opportunità a questo ragazzo e quel ragazzo, avendo quell'opportunità, l'ha accolta. E dopo un po' di anni è stato grato, ha riconosciuto questa opportunità data. Immaginiamo che questo esempio lo si moltiplichi per 100, per 1000, che la comunità offra più possibilità a questi ragazzi di fare sport, di incontrarsi, di avere spazi attrezzati, di avere un teatro, di avere una biblioteca che funziona, di avere servizi. Ecco, questa è la risposta principale, che noi amministratori, perché vi parlo da sindaco in questo caso, anche da docente, dobbiamo dare. Anch'io ho vissuto in diverse scuole la mia esperienza professionale, ho vissuto scuole che funzionavano, dove il fenomeno del bullismo non esisteva o c'erano casi che venivano subito individuati, isolati e trattati e affrontati. Ho vissuto in alcune scuole dove il fenomeno era molto esteso, perché quella scuola non funzionava il dirigente, non funzionavano gli insegnanti, non funzionavano i genitori, non funzionava il sistema, quella comunità non funzionava. E quindi è un sistema di problemi, spesso accade questo, e noi dobbiamo comprendere, ed è quello che stiamo facendo oggi, e ringrazio l'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia che ha proposto questo intervento,
Questa è una cosa importantissima, molto importante, perché bisogna parlarne gli adulti con i ragazzi, come stiamo facendo oggi. Capire quali sono i problemi e assumerci le nostre responsabilità. Se io da sindaco non capisco che c'è un'area di degrado dove non c'è controllo, dove non ci vanno i vigili, non ci vanno i carabinieri, non ci va il politico, non ci va l'associazione, non ci va la parrocchia, lì si crea una zona di degrado culturale, di degrado di emarginazione sociale, che ovviamente che cosa può sfornare questo spazio? Può sfornare quel degrado, quella cultura dell'aggressività, della violenza. Se in una famiglia c'è l'educazione alle buone parole, ai rapporti corretti, se c'è il rispetto verso il padre, verso la madre, ci si rivolge in maniera corretta e i genitori rispettano i figli di conseguenza, beh, non nascono questi problemi di bullismo, chiamiamolo bullismo, ma di relazioni alterate. Non ci sono, perché c'è una buona educazione. Se la politica dà esempi positivi, se le associazioni danno esempi positivi, se chi ricopre ruoli importanti, gli insegnanti, i genitori, i dirigenti, il sindaco, dà segnali positivi, tutta la comunità ne beneficia, con rapporti positivi. Ma se la politica, come spesso purtroppo accade, lo dico io per primo, dà segnali negativi, è chiaro che tutta la comunità si avvelena di questo modo sbagliato di rapportarsi. Se noi in televisione tutte le sere vediamo adulti che si scambiano parole aggressive, che cosa possiamo trasferire ai nostri figli o alla comunità? Che ci si rapporta così, che chi urla di più, chi alza le mani, chi è più forte, chi ha più energia nella discussione va avanti. Questo è. Quindi dipende da noi. Siamo noi adulti, noi politici, noi dirigenti, noi insegnanti, noi genitori, che abbiamo delle enormi responsabilità. Non c'è un fenomeno circoscritto, non è che quella cosa nasce perché sta in mezzo ad un contesto sbagliato. Allora bisogna capire, bisogna intervenire. Dicevo, e chiudo, mi sono ritrovato ad insegnare in scuole dove c'era un degrado e una serie di relazioni totalmente sbagliate, anche in una scuola provincia, nella nostra purtroppo. Perché? Perché c'era un dirigente assente, le regole erano saltate, si parlava in dialetto, era normale parlare in dialetto in un contesto dove bisognava parlare italiano correttamente, non che il dialetto non si debba parlare assolutamente, va. Però un altro discorso, dove non c'era rispetto per l'insegnante, dove ci si alzava senza chiedere permesso, dove i genitori stessi entravano in aula senza chiedere il permesso, c'era un caos totale. È chiaro che lì c'era il regno del bullismo, cioè chi era il più forte andava avanti. Allora, da che cosa dipende? Dipende dall'assenza di regole. Noi le regole ce l'abbiamo, abbiamo un sistema di regole importanti, la nostra Costituzione, il nostro sistema legislativo, il sistema scolastico, che è uno spazio straordinario per le opportunità che può creare. Però se non è governato bene, crea questo. Se una comunità non è governata bene, non c'è un buon sindaco, non c'è un'amministrazione attenta, se non ci sono sistemi di associazioni che si danno da fare, quella comunità diventa uno spazio marginale. Allora torno al mio ruolo di sindaco, l'impegno che noi quotidianamente dobbiamo mantenere, affrontare, è proprio questo, di costruire delle relazioni sane. Ci sono anche questioni legate alla struttura, agli spazi. Dicevo, se io uno spazio verde lo curo e ci metto i giochi e poi faccio la manutenzione correttamente, quotidianamente, intervengo, ci porto attività, attenuo la tensione, do opportunità. Se apro un centro sportivo, se i ragazzi do la possibilità di fare sport, come diceva il presidente, gli do una possibilità. Ecco, questa è la risposta. Quindi, due questioni. Prima capire e poi cercare di dare delle risposte, ognuno per la sua parte, dal genitore al nonno, al dirigente, al sindaco, al docente. Questo è. Quindi chiudo ringraziandovi intanto per la presenza, a tutti, per l'impegno che l'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia in ogni occasione manifesta, la sensibilità che manifesta, e questo vuol dire veramente fare parte di una comunità, dare una mano.
dare un contributo. Quindi di questo vi ringrazio e grazie per quello che fate sempre. Grazie, grazie. Prima di presentare il nostro vicepresidente nazionale, ringrazio il consigliere nazionale della Puglia Basilicata, il commendatore Antonio Fiore, i colleghi delle sezioni di Lecce, Nartò e Gallipoli qui presenti. Adesso passo la parola al vicepresidente nazionale, avvocato Antonio Maria La Scala, nonché presidente di Penelope Onlus, presidente nazionale di Gens Non Onlus. Passo la parola. Grazie e buongiorno a tutti. Prima di tutto il primo grazie credo vada proprio al mio presidente di Leverano, brigadiere Leo, che ha la febbre, la voce non ce l'ha non perché canta ma perché è capo influenzato, e quindi ciò nonostante qui con noi è, ha voluto portare avanti questo evento, e quindi sono io che lo ringrazio, perché vicepresidente nazionale di un'associazione che costa 23.000 appartenenti alla Guardia di Finanza, in congedo e anche in servizio, perché non sono solo in congedo, l'ANFIA, l'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia. Noi dipendiamo direttamente dal Ministro dell'Economia e Finanza e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, che sono gli organismi che guardano il nostro statuto, i nostri bilanci, quindi come dire, siamo un'associazione istituzionalizzata. Per me essere vicepresidente nazionale di tutta questa gente è un grande motivo di orgoglio, anche perché per la maggior parte sono più piccolo della maggior parte dei miei soci come età, voglio dire, e questa è una soddisfazione doppia. E ho iniziato a portare questa iniziativa anche nelle scuole, nelle piazze, nei teatri, a parlare di questo, perché lo faccio da 11 anni, lo faccio da 11 anni come sia presidente dell'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, l'associazione più triste d'Italia probabilmente, perché non c'è associazione più triste della mia, perché i miei soci hanno perso qualcuno, ma non l'hanno perso perché è morto, che non solo è morto ma non c'era manco il corpo dove piange, quindi potete immaginare che tristezza. Qualunque associazione portatrice di una disgrazia, la persona che ha la disgrazia lo puoi toccare, è morto non lo puoi toccare ma puoi toccare il loculo. I miei non possono neanche toccare questo e non posso neanche mettere la foto nella cameretta di casa loro, perché significherebbe accettare che è morto, e nella mente di una madre non accetterà mai che il figlio è morto se non lo vede. Quindi potete immaginare quanto è triste questa associazione. L'altra associazione internazionale è un po' il motore, perché come dico sempre, essendo il papà di entrambe le associazioni, so qual è il figlio che fa di più e il figlio che fa di meno. Penelope è quella che va in televisione, che va sempre al quarto grado, che va chi l'ha visto, che va a fatti vostri, storie vere, ma Gensonova fa tutto e non va in televisione. Quindi sono tutte due realtà importanti. Gensonova si occupa di questo. Tutte le forze di violenza, tutte le forme di violenza, dal bullismo, violenza alle donne, bambini, devo dire, sono due associazioni molto, molto, molto impegnate nel sociale H24. E la dimostrazione, questo funziona meglio. La giornata tipica che mi accade, quella mia giornata tipica qual è? La giornata tipica, vi dico lunedì, avantieri, lunedì come ogni giornata della mia vita, dopo il 112 e il 113 ormai c'è il mio cellulare. Mi chiama l'ennesima mamma, perché sono alla media sta settimana, il bottino di guerra sono due donne massacrate di botte, una assassinata dal marito, due bambini scomparsi e tre anziani aggrediti. E stiamo a mercoledì, da lunedì a mercoledì, di mia conoscenza, parlo di cose a mia conoscenza. Ma voglio dire, settimanalmente abbiamo un morto, una donna ammazzata a settimana, quindi è una marea massacrata di botte, ragazzini vittima di bullismo, non ne conto più, ripeto, tutto il mondo parla di bullismo da quando? Da due anni. Noi sono 11 anni, a maggio faccio 11 anni che vado nelle scuole, avrò parlato forse 800-900 scuole in tutta Italia, più di 20.000 ragazzi sicuramente, quindi perché da questo problema, come diceva giustamente il preside, non esiste da due anni, è sempre esistito e sottovalutato. Vedremo adesso dei casi concreti dove purtroppo, a cominciare dagli organi di stampa, spesso e volentieri si parla di scherzo pesante, scherzo esagerato, scherzo inopportuno. No, la parola scherzo non c'entra assolutamente nulla. E adesso vediamo, quando si muore o si rimane gravemente invalidi non vedo la parola scherzo, onestamente non mi viene né da ridere né da sorridere e né da vedere la parola scherzo, perché il bullismo produce morti e feriti che voi non avete idea.
vedremo adesso, ma veramente pochissimi casi, sono già 15 morti che vedremo in pochi minuti, fatti di morte, bambini ovviamente, tutti da 14-15 anni in giù. Quindi quando si muore e si rimane feriti non c'è da scherzare, si parla di reati, di crimini. Questo bisognava capirlo un po' di tempo fa e non solo adesso, però in Italia dobbiamo abituarci al meglio tardi che mai. Dicevo, lunedì mi arriva la solita chiamata tipica alle 8 del mattino, è ormai una costante anche la domenica. Buongiorno, lei l'avvocato La Scala? Sì, sono io. Buongiorno, chi è lei, signora? La chiamo dalla provincia di Bergamo, sì. So chi è lei, presidente di Penera, poi vabbè, tutte le premesse. Sto piangendo, avvocato, mi aiuti. Sì, che è successo? Mi dica chi è, cosa vuole, che è successo? Cioè, mia figlia non è tornata stasera a casa. Detto, sua figlia quanti anni ha? 15 anni, deve compiere 15 anni. E dove è stata ieri? No, domenica è andata con degli amici, a una festa. Vabbè, ma solitamente faceva tardi, c'ho un fidanzato, è capitato altre volte che non tornassi a casa. Dice no, solitamente molto precisa, puntuale. Poi c'era il papà di un'amichetta che avrebbe dovuto accompagnarla e sto papà dice che aspetta, non scendeva dalla casa di questa, di questi amici con cui ha fatto la festa, e si è accompagnata, lui ha chiamato la madre, dice senta signora, sua figlia non sta scendendo, ma deve venire, è venuta la festa. Dice, oh, beh, no, certo che è venuta, chiede ai compagni. E compagno dice, no, non è venuta. Come non è venuta? Ha detto che veniva al compleanno con le amiche, non è venuta. Che è successo? La ragazzina qualche giorno prima, parleremo oggi, conosciuto su Facebook qualcuno che ovviamente si è spacciato da 14enne come lei, ma ne aveva 20 di anni, che è la classica forma di cyberbullismo più grave, quello che vedremo oggi, con dei video della polizia che vi ho portato, fatti dalla polizia. L'adescamento online, si chiama adescamento online. Cercherò in questa ora e mezza di darvi quanti più consigli possibili per evitarmi di andare sempre in ospedale e in obitorio, perché mi sono pure stancato. Sono 10 anni che piaccio da un obitorio, a un funerale, vorrei fare anche altro, cioè fare il mio lavoro e anche altro. Ma uno può dire, ma l'hai scelto tu di fare il volontariato? Sì, è vero, così come l'ho scelto, così lo mollerò, perché sono sfinito, vorrei vedere qualche tragedia in meno, ma i ragazzi non mi aiutano. Non mi aiutate, non voi ovviamente, non mi aiutate perché non si può. Non si può uscire ad un appuntamento con un ragazzo conosciuto su Facebook che non avete mai visto, uscire da solo la prima volta senza dire nulla alla mamma, anzi mentendo alla mamma. Non si può, perché poi è normale che la bambina è ritornata a casa, ma è tornata come non era più, è tornata diversa da come era uscita. E meno male che è tornata. Nella tragedia dobbiamo essere pure contenti. A giorni sarà arrestato chi è stato, questo ragazzo verrà arrestato, questo è sicuro, perché insomma, è difficile che quando ci siamo entrati noi giù non abbiamo fatto arrestare i colpevoli, è molto difficile, stiamo riunendo purtroppo, che non è questa la soluzione del problema, stiamo facendo, come dire, concorrendo alla costruzione di più carceri, anche noi con la nostra associazione, che abbiamo riaperto casi di omicidio dopo 20 anni, 30 anni e 40 anni, questo finirà in galera breve, non se la passerà bene, però non ho risolto il problema, c'è una bambina che è tornata diversa da com'era. Ma ripeto, devo anche festeggiare, perché è tornata, devo anche festeggiare. Però io mi arrabbio anche questa bambina, non glielo potrò mai dire, ma mi arrabbio. Se un domani si riprende mentalmente, perché il problema più è mentale che fisico, i lividi, le chimosi, i graffi passano in 4-5 giorni, questo non passa in 4-5 giorni. Ma se si riprenderà avrà un duro cazziatore da me questa bambina, perché non è possibile uscire con uno sconosciuto, conosciuto su Facebook. E vedremo in diretta tanti casi. Quindi potete immaginare quante di queste, questa è la quotidianità. E allora perché facciamo questi incontri? Per cercare di darvi dei consigli, per cercare di parlare il vostro linguaggio, vedremo. Perché tanto tutti voi che siete infra 14 anni, cioè siete sotto i 14 anni, state tutti regolarmente sicuri, ma che ne sa, tanto mi potete smentire in diretta, se dico una bugia alzate la mano e smentitemi in diretta. Quasi tutti state su Instagram, una piccola parte sta anche su Facebook. Di voi state su Instagram? Tutti. Non avevo dubbi, difficilmente faccio le scommesse per perdere, quindi se le faccio perché le vinco. Non avevo dubbi, qualcuno che sta su Facebook? Non dobbiamo fare l'intermica, è vietato, non è vietato. Non si va in galera e non voglio vedere il vostro Facebook, ci mancherebbe. Mi serve giusto sapere qualcuno così per statistica. Tanto qualcuno ci sta. Perché vi vergognate? Se ci andate. Nessuno su Facebook, solo Instagram, giusto? Sì, meno male, stiamo già a metà strada. Bene,
ma sicuramente più in là qualcuno ci andrà su Facebook. Allora, problema. Io vi ho portato, scusate se mi alzo, per farvi vedere come... Sì, 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 così vedete anche bene. Ma giusto per farvi vedere. Allora, vi ho portato una rassegna stampa, alcuni articoli di giornale. Guardate il primo. Padova, dodicenne legato e frustato in palestra. La preside, che probabilmente mi auguro non abbia detto questo, mi auguro non abbia detto questo, la preside, forse solo uno scherzo pesante. Questo si chiama sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali, minacce e altro. Fino a 12 anni di carcere. Altro che scherzo pesante. Salerno, Padova, questo Salerno. Posta la figlia della foto nuda, finisce sui cellulari di tutto il paese. Vedremo queste cose. Perché sapete che età c'aveva? 13 anni. Tutti i fatti che vedremo hanno la vostra età. Vittorio Veneto, in Veneto, bimbo di 12 anni si impicca nella cameretta, lo scopre la mamma per cyberbullismo. Questo si chiama istigazione al suicidio. La pena è molto alta, molto alta. Bari, il preside, l'esempio che faceva il preside, minore costretto a pagare il pizzo per non essere picchiato. Ai domiciliari, tre, vedete che scrive il giornale sbagliando nuovamente il giornalista, tre baby bully. Questa si chiama, essendo stata commessa con l'uso delle armi da più di tre persone, estorsione aggravata, da 7 a 15 anni di carcere. Carcere minorile? Carcere minorile, sembra carcere, no bully, che cosa c'entra il bullismo? Con l'uso del coltello e l'estorsione, cosa c'entra il bullismo? Evidentemente non si sa cosa significa la parola bullismo, come in effetti in Italia pochissimi hanno ancora capito che significa bullismo. Si finge donna online e i ragazzini ci cascano. Arrestato postino di 67 anni. Chiaro? Bullismo, vedete ancora una volta come sbaglia il giornale. 16enne deriso per i cazzini, spinto sui binari con il treno in arrivo. Attenzione, questo è tentato omicidio, questo è tentato omicidio. Se io ti butto sul treno, sui binari, mentre sto vedendo arrivare il treno, non posso che volere non solo la tua morte, ma che il tuo corpo venga fatto a pezzi, perché se ti passa sopra il treno non è che è difficile, poi, cioè, è proprio impossibile salvare. Oggettivamente, così, quello è tentato omicidio. Mi dite cosa c'entra bullismo? Un episodio occasionale, ti butto sui treni, cosa c'entra bullismo? Per sminuire, no. Questi sono delinquenti abituali. Uno che arriva a fare una cosa del genere perché ti vuole vedere morto, uno che si diverte, abbiamo visto a Manduria, uno che si diverte a veder morire un altro. Io non vedo la parola bullismo. Torino, ragazzo undicenne suicida, la denuncia della mamma. Michele si è ucciso per colpa dei bulli, no dei bulli, dei delinquenti. Chiamiamoli con il loro giusto nome, delinquenti, che è più corretto, così ci capiamo meglio. Reggio Emilia sotto shock, adescati centinaia di minori, arrestato un pedofilo seriale, li adescava sul computer, online. Qual è la notizia che mi fa scalpore qui? Non il pedofilo arrestato, che il pedofilo viene arrestato. La cosa assurda sono i centinaia di minori adescati a Reggio Emilia. Reggio Emilia è un po' più grande di Leverano, nonostante il capoluogo di provincia. Un buco è Reggio Emilia. E stanno centinaia di minori che si fanno adescare da un solo pedofilo. Per tutti quelli che ce ne sono in Italia e nel mondo, immaginate quanti ragazzini. Ovviamente età media da 14 in giù. Età media da 14 in giù. E qua si continua a ridere. Torino, vittima di bullismo, diventa disabile a 11 anni. 11 anni, sapete che fa sto bambino? E possiamo continuare con una decina di centinaia. Dovremmo stare 12 ore a farvi l'elenco di tutti i morti e feriti. 11 anni, questo bambino sta sul letto di casa, nella sua cameretta, con lo sguardo verso l'alto, che se gli metti i tuoi occhi sopra non ti vede, e non ti vede no perché c'è, perché c'ha la testa fuori, a 11 anni, prende le pilloline per la testa. 11 anni, sapete i genitori dei due bulli quanto li devono dare alla mamma di questo bimbo? 2 milioni di euro,
Sapete che significa? Che finiranno per strada fra qualche anno. Perché abbiamo tre famiglie distrutte. La famiglia di quell'unico bambino, l'unico figlio. Io ho un figlio che va a scuola e mi torna dalla scuola disabile a vita mentalmente. Questo bambino non può andare in bagno a fare la pipì da solo, che lo deve accompagnare almeno un genitore, perché sviene, appena sta in piedi sviene. Se sviene e batte la testa sul marmo di casa, lo perdiamo per sempre. Non è giusto. Bullismo. E che significa bullismo? Ma sono delinquente. Guai a chi mi tocca questa parola, io la odio il bullismo. Anche perché giuridicamente possiamo sfogliare tutto il codice penale. La parola bullismo non esiste. Esiste da 2 anni la parola cyberbullismo. Ma nel codice penale la parola bullismo esiste. Esistono reati molto più gravi. Pensate a questo bambino. Pensate alla famiglia, un figlio c'ha. E se lo tiene disabile a vita, buttato in un letto a 11 anni. Perché hanno fatto l'imbecille e delinquente a scuola? Perché due hanno fatto l'imbecille e delinquente. E pensiamo ai genitori di questi due imbecilli delinquenti, perché tali sono imbecilli, perché chi fa il forte con il debole è un imbecille. E sono anche delinquenti perché commettono il reato. 2 milioni di euro, chi glieli darà quei due genitori? Hanno la casa, perderanno la casa, che è già sequestrata. La casa è già sequestrata, fra 5 anni, 6 anni, la perderanno per sempre. E dove vanno a dormire? Chi è che c'ha il nonno ricco? Non tutti hanno il nonno ricco che si può prendere madre, padre e due figli, con le pensioni che hanno, poveri nonni. Dove andranno a mangiare la Caritas? O andranno a dormire ai ferrotel, che sono gli hotel dei senza tetto che stanno vicino alle stazioni delle città più grandi. Immaginate, non avere più la cameretta, il salotto, il soggiorno, perché i tuoi figli sono imbecilli e delinquenti. Ecco che cos'è questo fenomeno. Cosa porta? Perché o lo diciamo così com'è, o non ne parliamo proprio. Perché non ha senso venire a dire: ragazzi, queste cose non si fanno perché mamma non vuole o perché Gesù dal cielo ti punisce. No, no, qua non si fanno perché i guai sono assai che vedere. E allora cerchiamo di evitare sia di farli che di subirli. In che modo? Oggi il fenomeno più grave non è tanto il bullismo in sé per sé, ma il cyberbullismo con l'uso dei social. Avete visto anche tutti su Instagram, siete pieni di foto su Instagram, vero o no? Voi non avete idea le foto vostre che mercato c'ha. C'è gente che dalla mattina alla sera naviga su internet per cercare foto di minori, che hanno un bel mercato, significa che producono soldi. E vedremo alcuni esempi. Allora, prima di, diciamo, andare poi nel dettaglio, vi faccio vedere dei video di pochi minuti. Questo video è una canzone. È una canzone che un mio socio di Penelope, un carabiniere, tanto per fare, e la dice lunga, che nella mia associazione finanziaria, carabinieri, poliziotti. Dice: ma un'associazione perché c'ha carabinieri, poliziotti, finanzieri in pensione, in servizio, se si occupa di scemenze? Perché non si occupa di scemenze? Perché non si occupa di scemenze? Questo mio socio, un carabiniere che ama cantare, ci ha donato, ha fatto tutto lui, una canzone con un video. Ora, al di là, la canzone andrebbe anche sentita, perché ha delle parole molto particolari. Ma soprattutto, sperando che funzioni il computer, vedete le immagini, perché poi dobbiamo raccontare una storia che viene riprodotta in questa canzone, perché se non capiamo questa storia che vi racconterò, non abbiamo capito niente, ce ne possiamo tornare. Guardate qui. Ancora mattina mi avvio, penso, un altro esperto mi illuminerà di penso, incrocio gli sguardi, domande e progetti, non mi convinci, non sei Ungaretti, cerco risposte, tu non me ne dai, si abbassano tende,
questo video l'ha realizzato questo signore, quel signore che cantava, quello è un carabiniere di Vicenza, ha fatto veramente tutto lui, il video, le parole, la musica, a noi è piaciuto, ce l'ha donato. Voi avete visto in questo video due cose fondamentali: primo, le foto, che ovviamente sono pochissime rispetto ai numeri veri che sono enormi, di persone scomparse. All'inizio tutti i bambini, avete visto quei bambini? Quei bambini, le loro mamme li stanno ancora cercando da 10 anni, da 15, da 20. E aggiungo io, non li troveranno mai. Né vivi, né morti, e neanche i resti se sono morti. Ma c'è una storia particolare che vi devo raccontare, di questi due bambini dietro di me. Perché se non capiamo la storia e ciò che è accaduto a questi due bambini, ce ne torniamo a scuola, ce ne torniamo in classe, perché è totalmente inutile, la giornata di oggi non serve a nulla. Chi erano questi due bambini? Questi due bambini nel 2010 si chiamavano Ciccio e Tore, due fratellini. Erano di Gravina di Puglia, provincia di Bari. Sono due fratellini, uno ha 10 anni, uno ne ha 11. Un pomeriggio stanno giocando a pallone con gli amichetti per strada, come spesso si usa dalle parti nostre, che insomma, a 10 anni non tutti hanno i soldi per andare a pagare il campo di calcetto, si gioca per strada. Mentre giocano con altri 9 amichetti, il pallone va a finire all'interno di un rudere, cioè in questa, diciamo, in questa aperta, in questo spiazzo dove giocavano, c'era una casetta abbandonata. Uno tira il pallone lontano, va a finire in questa casetta abbandonata, e all'interno della casetta finisce in un fosso di una decina di metri. Come funziona? Che chi butta il pallone lo va a prendere. Quindi il piccolino che ha buttato il pallone, vai a prendere il pallone. Va a prendere il pallone, vede il pallone giù, così, ma magari fosse questa la distanza, era molto più profonda. Ingenuamente, poverino, si cala giù per prendere il pallone. Si cala giù, scivola, nel cadere si spezza la gambina, si frattura la tibia. Vabbè, passano i minuti, gli amichetti fuori ad aspettare. A un certo punto il fratello grande, l'altro, dice: oh, ma che fine ha fatto per prendere un pallone tutto sto tempo? Fammi andare a vedere. Quindi il fratello grande va a vedere e sente le grida del fratellino piccolo giù che gli chiede aiuto. Si affaccia e cerca pure lui di scendere giù per salvarlo. Ingenuo, 10-11 anni, purtroppo sono stati molto ingenui. Ci getta anche lui giù. Bene, fin qui, incidente che può capitare. Il problema grave qual è? I 9 amichetti che stavano fuori. Che hanno fatto i 9 amichetti? Se sono andati a casa. Se sono andati a casa, sì, sono andati a casa a cenare, sono andati a casa a dare il bacino alla mamma, a mettersi nelle coperte calde, a vedere la TV, mentre i loro due amichetti stavano buttati a 10 metri di profondità, senza cenare, al buio, al freddo, e con una gambina rotta, il più piccolo. Passa tutta la notte, la mamma non li vede tornare, va a denunciare i carabinieri e la scomparsa. Iniziano le ricerche in tutta Italia, questa foto che c'ho dietro, dal mattino dopo era in tutta Italia, dovunque andavi, telegiornale, ovunque, Ciccio e Tore, scomparsi due bambini di Gravina. La polizia li cerca in Romania pensando che fossero stati rom, i carabinieri vanno tutti in Sicilia a cercarli, ancora li hanno portati lì, stavano a 100 metri dalla casetta, in questo buco. Ma quello può succedere, un errore nelle ricerche, chi si occupa di persone scomparse può fare un'enciclopedia di errori nelle ricerche, non è quello, sono gli errori umani, li commettiamo tutti. Nel frattempo i 9 amichetti vanno a scuola la mattina dopo e i due bambini hanno già passato una notte giù al buio, al freddo, senza bere, senza mangiare, senza coperte. Vanno a scuola la mattina dopo, vedono queste foto. Che avreste fatto voi se vedevate queste foto? Cioè, l'avrei detto, bravo, maestra, ma quei due bambini stavano con me ieri sera. Non mi sembra che ci vuole il coraggio enorme per dire sta frase. E secondo voi i 9 amichetti hanno detto questo? Ovviamente no. Perché se un ragazzo, un vostro coetaneo, è in difficoltà, cosa si fa? Si gira la testa, esce se ne va. Può anche morire, che me frega a me. Tanto mica è successo a me. Se un mio amico è in difficoltà, io giro la testa. Vero o non è vero? Che mi interessa? Se due persone stanno sfottendo un ragazzino per strada, io rido. Ci metto anche il mi piace su Facebook, lo condivido, gli faccio anche l'applauso. Se posso giro la testa e me ne vado, perché noi siamo il paese dove si gira sempre la testa, sempre, dall'età di 10 anni si gira la testa. Nel frattempo questi stanno quasi già da 24 ore laggiù e
piccolino, c'è una frattura alla tibia, la tibia è questa, l'osso della tibia. Chiedete a un calciatore di Serie A che cos'è il dolore per la frattura della tibia. Calciatore di Serie A, cioè parliamo uno che ha dei muscoli che sono due marmi, eppure quando c'è la frattura della tibia piange, nonostante la muscolatura, piange. C'ha il gesso, c'ha i migliori medici d'Italia o d'Europa. Bambino di 10 anni con la frattura, senza il gesso, senza gli antibiotici, senza mangiare, senza dormire, senza bere, senza la coperta calda e il bacino della mamma. Che significa? Che la frattura non è altro che un taglio. L'osso quando si spezza diventa come un coltello, una lama. Una lama che recide alcuni vasi capillari sanguigni e si crea l'ematoma. L'ematoma nel corpo, se non viene curato, fa infezione. E l'infezione cosa produce? La febbre alta. Quindi al piccolino, 10 anni, la febbre comincia a salire alle stelle. Quindi non solo non sta mangiando, non sta dormendo, non sta bevendo, sta al freddo, senza coperta, ma c'è pure la febbre alta, quindi comincia a tremare per i brividi. E siamo arrivati al pomeriggio dopo, sono già 24 ore che stanno lì giù. Che fanno quei bimbi il pomeriggio dopo? Vanno a giocare di nuovo. Vanno a giocare di nuovo. Come se nulla fosse accaduto. E non potevano dire non lo so, perché il mondo intero, Gravina era tutto, cioè tutta Gravina ce la sta fatta. Non è che poi di non lo sapevo, non me ne sono accorto. Hanno giocato. E nel frattempo i due bimbi stanno morendo, perché dopo 24 ore non riescono più a respirare col nasino, perché non c'è più aria. Quando verranno trovati dopo molti mesi, gli scheletrini verranno trovati con le bocche aperte, perché cominciano a respirare con la bocca e non col naso, perché non respirano bene. Stanno giù abbandonati, molto triste, è molto brutto che gli amici Ghetti sono andati a giocare a pallone. Di nuovo finisce il pallone, vanno a sera, la sera di nuovo a casa a cenare, come se niente fosse, a vedere la TV dove dicevano scomparsi due bambini di Gravina. La mattina dopo vanno a scuola di nuovo, ma siamo arrivati quasi a 48 ore, ormai sono spenti. Hanno perso anche un paio di chili, perché quei pochi liquidi che c'hanno li hanno consumati con l'ultima pipì che hanno fatto. Si sono fatti la pipì addosso, l'ultimo gesto che hanno fatto, una pipì addosso, a terra, dove stavano sdraiati. Il piccolino non si può più muovere, perché con la gambina spezzata come fa? Sta sdraiato a terra, comincia a fare freddo, trema, perché c'è una febbre al 40. Il fratellino grande, grande, che un anno c'è, un anno di più c'è. Immaginate che atto di amore, che non lo fanno ma quando ma neanche tra fratelli si fa più ormai. Gli fa da coperta. Quando verranno trovati dopo mesi, si vedono i due teschietti vicini, probabilmente si danno anche un bacetto prima di morire, se lo abbraccia, gli fa da coperta al fratello piccolo, perché sta tremando, e lui sta tremando come l'altro, perché non è che sta tanto meglio, non c'ha la frattura ma sta come l'altro. E gli amichetti stanno andare a giocare a pallone. E gli amichetti stanno giocando a pallone. Sono andati a scuola. Sono andate a mangiare, a cenare, a divertirsi. Sono passate 48 ore. Stanno sdraiati a terra ormai senza forze. Quando verranno trovati dopo mesi, i due scheletri, troveranno i segni delle unghiette sulla parete, perché il grande cerca di riarrampicarsi per uscire e chiamare aiuto. E non ce la fa, perché è debolissimo. Senza mangiare. Voi se non fate colazione, la merenda alle 10:30, mamma mia, che tragedia. Immaginate questi 48 ore che non mangiano e non bevono e tremano di febbre, più la febbre. Allora il grande fa questo gesto di amore bellissimo, bellissimo. Si abbraccia il fratellino, gli fa da coperta, se lo abbraccia per cercare di fargli caldo, ma sta morendo lui pure di freddo. Si sono rinsecchiti, non hanno più ormai respiro, bocca aperta perché non riescono a respirare. Arrivano, siamo arrivati a 57-58 ore dalla scomparsa, e gli occhietti, clic, si spengono e diventano da quel momento due angioletti. Ora, come sono morti i due bambini? Sono morti di fame e di sete? Quella è la causa naturale. Sono morti di fame e di sete perché la natura, questa è la causa naturale della morte, ma non sono morti di fame e di sete. Non sono morti di fame e di sete, sono morti di indifferenza, che è la radice del bullismo. Ma che senso ha parlare di bullismo o di violenza se c'è l'indifferenza? Tanto loro stanno male, mica sto io, che me frega, mica mio fratello, mica mio figlio, può anche morire, può anche crepare.
vedo la persona picchiata per strada, che è mio figlio, che è mio marito, è mio papà, non mi interessa. Vedo il compagno di classe deriso, che faccio? Rido pure io. Anziché andare a dire a quello, tu sei un imbecille. Ma ti diverte tanto prendertela con uno più debole? Mi fai capire che divertimento c'è, lo sai che sei un imbecille? E se esageri diventi anche delinquente. No, invece gli faccio l'applauso. O sorrido. O peggio, giro la testa e me ne vado. Ma voi pensate che i ragazzini di 11 anni volevano quella morte atroce di questi poveri bambini, che hanno avuto la morte peggiore che un essere umano possa avere? Chiede chiunque, c'è un parente o amico medico, chiedete qual è la morte più brutta al mondo? Di fame e di sete. Immaginate a 10 anni. Secondo voi gli amichetti volevano che morissero? No, che non volevano che morissero. Non hanno minimamente pensato alle conseguenze. Il normale menefreghismo, io non penso alle conseguenze di ciò che faccio. Se avessero pensato, probabilmente, di quella che avrebbero fatto quella fine, forse avrebbero detto. E allora, questo brutto qual è questo, no? Perché io, bambino di 11-12 anni, che li posso fare? Posso dire se un bambino poco, non sei stato bravo, sei stato un po' vigliacchetto. Si può dire vigliacchetto? Non è una parolaccia, si può dire. Si può dire. Si è vigliacchi a 90 anni, si è vigliacchi a 10 anni. Ma non me la posso prendere col bambino di 10 anni. Perché cosa ha fatto emergere il processo successivamente? La cosa più schifosa, che alcuni ne avevano parlato ai genitori. E questo che fa veramente schifo, perché non posso usare altri termini, perché non c'ho un termine diverso da schifo. Perché che fa il genitore? Che gli dice, oh, il rigoroso dialetto barese, fatti i fatti tuoi, non ti metto in mezzo, se la vedesse la polizia, facesse la indagine, tu non hai visto niente, non sei niente. Che tristezza. Che tristezza. L'incidente può capitare, che il bambino finisce nel fosso, ci sono incidenti ogni, purtroppo ogni giorno, abbiamo migliaia di tragedie. La cosa grave è che, come ha detto il medico, quando, che succede poi? Dopo 5 mesi, il Padre Eterno decide che quei bambini vengano ritrovati, perché il Padre Eterno l'ha deciso. Guarda caso un pallone va a finire nello stesso buco, guarda caso. Questa volta chiamano i vigili per andare giù, quando vanno giù vedono i due scheletrini, fanno il DNA e capiscono che sono i due bambini. Quindi voglio dire che il pallone cade in un buco, ci sta, quando giochi per strada. Problema grave in tutta sta storia, perché se non capiamo sta storia, veramente non ha senso parlare oggi. E che senso c'è? Vi devo dire, non si usa la violenza, dovete rispettare e voler bene, però se vengo da Bari fino a qua poi dici queste cose, non serve. Noi dobbiamo capire le conseguenze delle nostre omissioni. E da vigliacchi, un genitore. Se questo è un genitore, mi vergogno di essere. Diciamo esseri umani, forse, boh, non saprei manco come definirlo. Siamo tutti peccatori, qua sbagliamo tutti. Ma attenzione, c'è sta anche una gradualità di errori. Come disse il medico legale, quando il medico è andato giù che ha visto i scheletri, ha detto bastava che fossimo stati chiamati anche dopo 48 ore, prima di 60 li avremmo salvati. Cioè 2 giorni e mezzo, se qualcuno, pure la telefonata anonima, una telefonata anonima. Allora papà mi ha detto di non dire nulla alla polizia, non fa niente, io vado alla cabina telefonica perché esisteva all'epoca, e chiamava. Il 113 è gratis, non devo mettere neanche il cettone. Vedete che i bambini stanno buttati lì. E invece menefreghismo totale. E quei due bambini sono morti da eroi. Il grande che si abbraccia, ma rendetevi conto, senza forza, senza, trova la forza di abbracciarsi, di fare la coperta e i due teschietti di fronte, quindi probabilmente si è dati anche un bacetto prima di morire, quindi capiscono che stanno morendo minuto dopo minuto, fino a spegnersi. Un atto di coraggio impressionante, di amore, questo è l'amore mio. Cioè, vabbè, ma erano fratelli, no? Sa quanto fratelli manco lo farebbe. Questo è un atto di amore mio. Quindi se non combattiamo questo problema, che è la nostra caratteristica italiana, l'indifferenza, finché i problemi accadono agli altri, non sono mai miei. Finché i problemi accadono agli altri, non sono i miei. Quando accadono a me, lo Stato non fa niente, la polizia non fa niente, la magistratura non fa niente, l'avvocato non fa niente. No. Tu devi occuparti dei problemi non solo quando ti capitano in casa, devi trovare un po' di tempo per occupartene anche quando non ti capitano, perché solo così, facendoli conoscere, li possiamo evitare. È chiaro? Perché non esisterebbe la parola violenza
se non ci fosse ignoranza e indifferenza. La violenza è un mostro, fate conto, un mostro, un gigante, che come tutti i giganti deve mangiare. Che ci mangia la violenza? L'indifferenza e l'ignoranza, questo si mangia la violenza. L'indifferenza e l'ignoranza, non ci fosse ignoranza e indifferenza, non ci sarebbe violenza, non avrebbe senso. Perché io con la lingua vi posso garantire che posso fare molto, ma molto più male che con le mani. Non c'è dubbio. Se io voglio, con la lingua e con la penna, posso fare molto più male che con le braccia, ma molto, molto più male. Quindi non serve. E allora, come dicevo all'inizio, questo è il primo, è come dire, il concetto base, se no non ha senso parlare del resto. Oggi la parola chiave è cyberbullismo, i social. E adesso guardiamo quest'altro video di 2 minuti realizzato dalla polizia con degli attori. Perché quello che stiamo vedendo è il fenomeno più grave e più pericoloso. Il più grave e più pericoloso, molto diffuso, ahimè, dalle femminucce. Fino a 6-7 anni fa era una prerogativa dei maschietti fare queste cretinate. Adesso queste cretinate le fanno molto le femminucce. Da 10 anni in su. Guardate questo. Shane Andrews. Yes. Emily Abbott. Yeah. Graham Carl. Yes. Jessica Collins. Here. Kate Copper. Present. Charles Douglas. Yep. Sarah Dobson. Here. Kerry Hall. Present. Brent Holbrook. Yep. Claire Henderson. Yeah. Regan Simpson. Yes. Megan Edgerton. Megan? Megan. Megan Edgerton. Megan. Think you know what happens to your images? Who will see them? How they will affect you? Think again. Che ha fatto questa ragazzina? Su, come ti chiami? Come ti chiami? Ho fatto una brutta domanda, è solo come ti chiami? Come ti chiami? Asi, cosa hai capito di questo video? Asi. Asi non è mica una cosa brutta, Asi. Cosa hai capito di questo video? La ragazza, tanto l'hai capito, non ti vergogna perché l'hai capito. Qui, dimmi, la ragazza che ha fatto? Dillo che l'hai capito, lo so che non ti vergogna, non stiamo dicendo nulla di brutto. Ha mandato la foto al cretino di turno, perché anche qui c'è un cretino, anche in questo video. Oddio, qui c'è più di un cretino, però voglio dire. Che foto ha mandato? Probabilmente, non è che si vede, ma che tipo di foto può aver mandato? Non è che noi la vediamo in quel video alla fine. Però esce dal bagno e si abbottona la camicetta, quindi che foto può aver mandato? Un nudo parziale totale, non è una parolaccia. Ragazzi, quando si parla di questi argomenti in maniera seria ed educata, non è una parolaccia. Gli ha mandato la foto del seno nudo, entra dal bagno, si abbottona la camicetta, cioè esce dal bagno. Si fa il selfie al seno, a lui stessa, e la manda all'amichetto, che da buon imbecille la manda all'altro amichetto, che la manda all'altro amichetto, addirittura arriva al professore. Questi hanno combinato un casino che non avete idea che hanno combinato. Come si chiamano una foto in italiano, una foto nuda o di atteggiamento sessuale, seminuda, tutta nuda, come si chiama? Foto? Bravo, non sono parolacce. Vogliamo smettere di avere questo imbarazzo del nulla. Pornografica non è una parolaccia, è un termine italiano. Aprite il vocabolario della lingua italiana e vedete pornografia, pornografico, non solo parolaccio. Si chiama foto pornografica. Se la foto pornografica ha ad oggetto un minore o una minore, come si chiama? Pedopornografica.
Quella foto che ha fatto la ragazzina si chiama foto pedopornografica. Oh, fare foto pedopornografica, cioè io dico sempre foto per comodità di linguaggio, ma si intende anche video. Fare video e foto pedopornografica, cioè che hanno un contenuto di questo tipo di contenuti, atteggiamenti sessuali, foto nude, seminude e quant'altro. Si dice in diritto produzione di materiale pedopornografico, da 1 a 5 anni di carcere. Far girare quel video, come si dice? Far girare, diffondere, divulgazione di materiale pedopornografico, da 1 a 5 anni di carcere, sono due. Ma per diffonderlo devo tenerlo sul mio cellulare, lo devo tenere sul mio computer, sul mio tablet. Tenere in diritto, come si dice, detenere, detenzione di materiale pedopornografico, da 1 a 3 anni di carcere. Immaginate quei 4 deficienti in quella classe, che guai hanno combinato a loro e ai loro genitori. Mica è finito qua, mica è finito qua. Se faccio girare la foto, il video di una minore che la ritrae nuda o seminuda, cioè, che sto facendo? La sto umiliando, la sto denigrando, la sto offendendo. Come si dice in diritto? Diffamazione aggravata, da 6 mesi a 2 anni di carcere. E sono 4. Si chiama diffamazione aggravata. Perché aggravata? Perché è una diffamazione grave? Perché io la offendo in un particolare specifico. Uno può dire, avvocato La Scala è un farabutto, è diffamazione. L'avvocato La Scala stamattina alle Verano ha rubato il microfono della scuola, è diffamazione aggravata, perché non mi dicono che sono farabutto, ma mi attribuiscono un fatto preciso. Si chiama aggravata, da 6 mesi a 2. E la privacy, questa parola che ormai ha invaso la vita nostra, anche a noi dei poveri social, la privacy, quando abbiamo fatto questa privacy? Da 1 a 3 anni di reclusione. E in tutto questo vi devo augurare che la bambina, quando non torni a casa, non si butti giù dal balcone. Perché se si butta giù dal balcone diventa istigazione al suicidio. E siamo 6 reati, che nel totale arrivano a 10 anni di carcere. Ma il minore non avrà 10 anni, ne avrà 4. Ne avrà 4, fatti a fare 4 anni di carcere. Fatti a fare. Ma incensurato, è piccola, ne farà 3. Fatti a fare 3. Ma non va in carcere, forse la mandano in comunità. Vai, vai, vai in comunità. Vedi chi trovi. Va. È chiaro? Ah, quindi questa scemenza, questo fenomeno è il più grave in assoluto in materia di cyberbullismo. Si chiama sexting. Sex in inglese significa sesso. È come il selfie. Che cos'è il selfie? La foto che fai a te stesso. Sexting, la foto che fai a te stesso, ma sfondo sessuale. Questa cosa la facevano i maschietti fino al 2010-11. Cretinetti che andavano nel bagnetto e si facevano la foto. Ora è quasi esclusiva delle femminucce questa cosa. Ed è gravissimo, vi dico mica solo per questo. Perché prima di tutto abbiamo visto. Da 14 anni in su ti vai a fare un processo. Ed è difficile essere assolti. Qua come puoi essere assolto? Come fai ad essere assolto? Il cellulare è il tuo, sì. La foto è tua, sì. L'hai fatta girare tu, sì. Devi dimostrare che uno ti ha rubato il cellulare e ti nascosto a te, manda le tue foto in giro, certo, se riesci a dimostrarlo. È causa persa. E sapete come dire causa persa? Che ti sporchi la fedina penale. A 14-15 anni esiste il tribunale penale dei minori. Se ti sporchi la fedina penale, come andiamo a lavorare? Già lavorare mi pare che sia difficile, non lo so, mi dicono che trovare un lavoro è difficilità. Immaginate quando ti presenti a fare un concorso. Condannata a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa per detenzione di materiale pedopornografico. Sicuro che vi prendono, è sicuro che vi prendono. Il pubblico. Immaginate al privato. Viene un nome avvocato, io vorrei lavorare presso il suo studio. Prego, mi dia il curriculum, lo faccio a legge. Mi fa vedere il casellario. Condannata a 1 anno e 8 mesi per produzione di materiale pedopornografico. Signorina, quella porta se ne va. Ma io ero una cosa di quando ero bambina. Mi dispiace, non posso rischiare a casa mia di avere una che fa queste cose. Ma è una cosa di quando ero ragazzina, mi dispiace. Non sono padre Pio, mi dispiace. Io a casa mia un condannato per pedofilia non me lo prendo. Perché solitamente li faccio andare in galera queste persone. Chiaro? Questo è sotto il profilo penale. Ma mica finisce qua. Vedete che sentenze stanno arrivando. O sta arrivando un'altra mazzata. Perché ovviamente la ragazzina, essendo stata denigrata, che succede?
ha subito un danno. E chi subisce un danno, o meglio, a chi si fa un danno, bisogna risarcire. E stanno arrivando le prime sentenze, guardate questo. Tribunale di Sulmona, questo, proprio il video che abbiamo visto, uguale. Diffusero foto o sì, dice il giornale, se non dobbiamo sempre inventarci le parole. No, capisco, perché gli italiani devono sempre copiare dai francesi, dagli americani, dagli inglesi. Mobbing, stalking, sexting, selfing, brutto, sempre cyber, terribile parole italiane, no, dobbiamo copiare. Perché non dicono sfondo sessuale? È una parolaccia dire sfondo sessuale, non mi risulta. È un linguaggio volgare, non mi risulta. È una cosa brutta, non mi risulta. Diffusero foto sé, minorenne. Condannati ragazzi e genitori. Vedete a quanto sono stati condannati? 100.000 euro, 4 genitori. A 100.000 euro devi aggiungere 7.000 di avvocato e 5.000 di spese del processo. 112.000 diviso 4, quanto so? Io non sono bravo in matematica, ditemelo voi. 26.000 euro. Quindi voi tornate a casa e mamma dice: beh, hai avuto 8 di italiano in matematica stamattina, figlia mia. No, mamma, ma ha avuto 27.000 euro di euro da pagare i danni. Immaginate mamma come felice di questa notizia bellissima. Dice: che cosa, figlia mia? Sì, è arrivata la lettera dell'avvocato, ma come fa a causa? Dobbiamo vincere. Ed è difficile, anzi quasi impossibile, perché qui non è, nel civile non esiste buona fede. Nel penale, se sono in buona fede, posso essere assolto dal penale. Ma civili danni, hai postato la mia foto nuda? Ti ho dato il permesso? No. L'hai fatta girare? No. Ti sei messa a ridere? No. Devi pagare. Non saranno 27, puoi giocarti a 20. Ma quei 7 che risparmi devi farti la causa o pagarti il tuo avvocato. Poi c'è l'appello. Se fai l'appello i 27 diventeranno 32. Puoi andare in Cassazione, i 32 diventeranno 40. Se fa male. Se va bene, comunque ci rimetti 10-15 tra primo grado, appello e Cassazione, i tuoi avvocati. Chiaro? Condanna penale. Fedina penale sporca. Addio lavoro. Rovinare la mia famiglia che si fa un mazzo dalla mattina alla sera per lavorare. Arriva mio figlio che è un cretino, che va a mettere il mi piace su quella foto e mo vedremo cosa bisogna non fare, e io per colpo del mio figlio devo dare 27.000 euro, 27, 26, 25, e li devo dare tutti insieme. Non è che l'avversario mi resta a aspettare i miei compiti, non me li dai, ti pignoro casa, che problema c'è, ti tolgo casa, andiamo a vendere casa, mi prendi i miei 27 e il resto è tutto. Non è che sta aspettando a me. Quindi voi immaginate la gioia che date al genitore quando dovrà dare: mamma, per aver fatto il cretino in classe e aver diffuso questo video, questa foto, adesso dobbiamo dare 27.000 ai genitori del mio amichetto. Credo che i vostri genitori, la prima sanzione che vi danno, è caricata e ammazzata. Come minimo, è vero signore? Come minimo, dice, ma voi, dice, questo è anche vero. Ma non credo che un genitore oggi andare a dire: papà, devi dare 27.000 euro, il papà lo fai felice. Secondo me la carica di ammazzarti la dà al figlio. Ci siamo. Quindi capite, una stupidissima foto, un selfie a sfondo sessuale, un selfie, quanti guai con me. E allora cosa dobbiamo fare? O meglio, cosa non dobbiamo fare? Per chi c'ha Facebook o altri social, non dovete mai, e dico mai, mai è un avverbio chiaro, andate sul vocabolario, vedete, mai è un avverbio che non ammette vero, mai significa mai. Non devi mai mettere il mi piace, il like, la manina, ognuno la chiama in maniera diversa. Su Facebook ci sono i tre simboli: il mi piace, commento, condividi. Mai mettere il mi piace, basta un mi piace. Questi ragazzini condannati avevano messo un mi piace o un condividi, non chissà che cosa. Hanno visto la foto nuda, hanno messo mi piace e condividi, non è che avevano fatto chissà che crimine. 27.000 euro non mi piace. È così, perché la legge è questa. Perché io con quel mi piace, con quel condividi, ho concorso a diffondere il video, a diffondere la foto. È una legge questa. Quindi mai mettete il mi piace, mai. Lo dico agli adulti, diteli ai nipoti, ai figli, agli amici dei figli, agli studenti se siete insegnanti. Non mettete mai il mi piace, mai il commento, mai il condividi, mai a questo tipo di video, di foto. Ma vale anche per le frasi. La professoressa d'italiano è una grandissima, puntini, puntini, puntini. Ale, tutto mi piace, è vero, brava, hai ragione. Tutto diffamazione aggravata. Salvare tutto con diffamazione aggravata. Mai. Non mettete, attenzione, non mettete mai le condivisioni.
mai commenti e mai mi piace, mai, perché questo fenomeno lo fa uno su tre. Oggi un ragazzino su tre fa questo tipo di foto stupide e le manda in giro, ovviamente all'insaputa dei genitori, quasi tutti, quasi tutti. È chiaro? Ci siamo. A questo si aggiunge l'ultima cosa, forse la più grave. Voi lo sapete che quando postate una foto, un video, un'immagine, non potete più cancellarla? Lo sapevate questo? Anche su Instagram. Lo sapevate? Oh, sì o no? Dovete dire. Abbiate paura, sì o no? È una domanda che... Sapete che nel momento in cui mettete una frase, una foto, un video, un'immagine, non la potete più cancellare, lo sapete? Vi guardate meravigliati. Perché voi state pensando a che cosa, come non la posso cancellare? Ma che sta dicendo l'avvocato? Metto il cance e si cancella. Si cancella dall'apparecchio, non dal sistema internet. Da internet non si cancellerà mai più. Per contratto, tutto ciò che viene postato, anche su WhatsApp, diventa di proprietà di internet, non si cancella. Quando metti il cance dal tuo cellulare, non lo puoi vedere più. Ma quel virus ormai è entrato nel sistema. Quello è come se hai messo un virus nel corso di un fiume. Dopo 3 secondi quel virus può essere in qualunque punto del fiume. Ormai si è diffuso. C'è una procedura per ottenere la cancellazione. Esiste una procedura che ti dura settimane. Ma cosa produce? Che Facebook potrebbe anche cancellare. Ma nel frattempo io me lo sono già salvato. E appena mi accorgo che è cancellato, lo rimetto di nuovo. Famosa Tiziana Cantone, una ragazza di 31 anni di Napoli che si è impiccata 2 anni fa perché il fidanzato ha messo in giro il video particolare quando stava con la fidanzata. Quello l'hanno tolto Facebook dopo 3 mesi e sta in giro più di prima, quel video. E perché chiaramente se l'ha salvato mezzo mondo lo ha rimesso. Quindi il pericolo più grave, oltre alla condanna penale, perché la polizia postale ci arriva, c'ha 8 anni per arrivare per questo reato, 8 anni si può scrivere. E in 8 anni, il fatto che ti va bene per 2 anni, per 3 anni, non vuol dire nulla. Può essere il primo giorno del 4° anno, il primo giorno del 5° anno, ti vedi alle 7 del mattino a bussare a casa. E lei, la mamma di Tizia, sì signora, ricordare il cellulare di sua figlia. E là iniziano i pianti e i casini. Quindi, vi arriva quella foto, vi arriva quel video, perché vi arriverà, se non vi è già arrivato a molti di voi. A quanti di voi ogni tanto non vedono su alcune frasi, sì, delle frasi brutte, delle parolacce molto volgari, delle foto strane? È chiaro che il pubblico non lo dirà mai nessuno, ma ogni volta me lo dico in privato. Vi arriva quella foto, quel video, benissimo. Se vi arriva non è colpa vostra. Se io adesso accendo, non spento il mio cellulare, appena lo accendo mi arriveranno dei messaggi. Se in questi messaggi c'è uno di questi video, io che colpa ne ho? Lo devo vedere per forza, come faccio a sapere che c'è se non vedo? Bene, l'ho visto, basta. Neanche se viene mamma a dirvi come mandalo, giramelo a me che lo porta la polizia. No mamma, andiamo insieme alla polizia col mio cellulare, non lo giro neanche a te, guardalo, ma guardalo dal mio, basta un invio per rovinarlo. È chiaro? Neanche papà, l'amica del cuore, il fidanzato che ti giura in ginocchio, ti prego, giralo a me, non lo faccio vedere a nessuno, te lo giuro, non lo do a nessuno, mai darlo, mai. Si va dalla polizia col proprio cellulare, dice mamma, questo video è brutto, guardalo dal mio cellulare, guardalo. Vedi quanto è brutto sto video? La mamma deve dire, va bene figlia mia, andiamo insieme dalla polizia. Ma la mamma non deve dire, figlia, giramelo sul mio, che vado io dalla polizia. No. Perché in quel modo sta facendo diffondere il video ad un'altra persona. È chiaro? Quindi, dovesse arrivare quella foto, quel video, eccetera, con quei contenuti di corsa dalla polizia postale, anche dai carabinieri, Io la polizia postale è più specializzata, ma anche dai carabinieri. Di cose, non toccate altro, fate fare poliziotto e poliziotto. Questo fenomeno, come dicevo prima, si chiama sexting, è il fenomeno dei due più gravi di cyberbullismo. Perché noi cyberbullismo, ogni scuola che vado, cyberbullismo, ragazzi, professore, avvocato, perché mi giro nella società dell'Italia delle scuole, tutti i paesini meno famosi, dove purtroppo queste cose non vengono fatte in un certo modo. I miei studenti, avvocato, hanno fatto tutto su cyberbullismo. Mi chiamo un uomo, mi date la definizione? Ma sa nessuno. Mi spiegate, mi fate capire cos'è? Cominciamo con la filosofia, la scuola deve formare il responsabile del cyberbullismo, tutte chiacchiere. I contenuti poi lo riconosciamo. Questi sono i contenuti pericolo. Il primo. Vediamo il secondo fenomeno. Quindi il primo fenomeno di cyberbullismo si chiama
sexting, ed è quel video che abbiamo visto. E vi ho detto cosa succede a chi lo fa: condanna penale, risarcire i danni, perché il danno li pagate, voi li pagate i vostri genitori, fedina penale sporca, quindi lavorare ve lo sognate, e in più quelle foto rimangono internet, e voi internet non c'è. Nell'oceano non c'è solo il pesciolino Nemo, nell'oceano ci sono pure squali, e le squali si nutrono di Nemo. Internet è un oceano, nell'oceano c'è di tutto, trovi il pesciolino e trovi lo squalo. E voi non avete idea quanto pagherebbero le foto di un bambino nudo, non avete idea una vostra foto nudo se venuto quanto costa e quanto sarebbero disposti a rischiare e spendere per averla. E allora ecco perché anche su Instagram mettete solo le foto decenti, neanche quelle in costume. La foto in costume, ti piace farti la foto in costume, è umano, è giusto che tu te la faccia. Il giorno che ti metterai un rossetto, ti trucchi particolarmente, è giusto che ti faccia la foto, ma sull'album di casa, no, su Instagram. Le mamme, non parliamo delle mamme, che si fanno certe foto con le figlie o le nipoti, certe foto si fanno i selfie, lasciamo perdere le mamme, è meglio che non parliamo delle mamme. E ve lo dice uno che fa mille battaglie a tutela delle donne vittime di violenza, ma solo in quel caso la violenza di mazzata farei alle mamme che mettono certe foto. La bambina di due anni con i due pezzi, che due pezzi doveva avere? Ma dici, ma è il caso di fare quella foto? Faglielo pure la foto, ma non la mettere su Facebook, quello che dico io. Ti piace, hai trovato un costumino carino, vuoi mettere un costumino carino alla tua bimba di 2-3 anni, vabbè, con i due pezzi, va bene, fallo, ognuno a casa sua fa quello, ma non la pubblicare, tientela nell'album di casa. Quelle foto hanno un mercato che voi non avete idea. Un esperto, ma lo vedremo il prossimo video, uno che naviga su internet per cercare quelle foto, ci impiega 15 giorni quando vede la foto da Instagram, 15 giorni, pave, nome, cognome, dove arte, 15 giorni, non di più, un esperto. Quindi foto sempre corrette, andate alla gita, la foto della gita con la maestra, col professore, abbracciati, col monumento, al ristorante, in pizzeria, le foto che tutti quanti, quelle postate, le foto pure più carine, le foto dei bagnetti, e i famosi bagnetti ai neonati, feste, oh, perché stanno un mercato di video sopra i bagnetti dei bambini che non finisce mai. È bello fare a proprio figlio il video mentre fa il bagnetto, ma ci mancherebbe, ma non lo metto su Facebook, o non lo mando a mia cognata, a mia zia, a mia suocera, a mia nipote, quando vogliono vengono a vedere a casa, lo salvo sulla chiavetta, lo metto al televisore, venite a vedere il bagnetto di mio figlio, ma non lo vado a mettere in giro, non ridiamo su queste cose, ragazzi. Si muore, e quando si muore io non rido, non posso, forse perché ho visto troppi bambini morti, probabilmente mi condiziona questa, di aver visto una varia di tragedie, quindi diciamo, e ciò nonostante dovrei avere il callo, infatti diciamo che ormai un cadavere non mi fa più effetto, anche cadaveri martoriati non mi fanno più effetto, però anche quello che ho appena detto è brutto che non mi faccia più effetto, è molto brutto che non mi faccia più effetto, perché significa che pure io mi sto trasformando. È molto brutto che non mi faccia più effetto, non è un bel segnale, però purtroppo i numeri sono questi, e allora stiamo attenti, apriamo gli occhi, fate tutte le foto che volete, ma non le postate solo quelli decenti, perché loro vanno, questa gente che adesso vedremo vive su Facebook, su Instagram, sa che i ragazzini da 14 giù stanno tutto su Instagram. Chi di voi non ci sta? Di voi qua ad esempio, chi non sta su Instagram? 3, non sta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su 50, 7 non stanno, 43 stanno, lo so io, lo sanno loro, lo sa questa gente. Vedete quest'altro video sempre realizzato dalla polizia, e poi lo commentiamo, perché questo che stiamo per vedere è la seconda forma di cyberbullismo, così diamo un contenuto a queste parole, se no ormai è una parola strana, cyberbullismo. Vai Maria. Thank you.
il mondo virtuale produce talvolta effetti reali. Per questo bisogna proteggere i più indifesi, i bambini. La pedopornografia è un crimine contro l'infanzia. Attenzione a chi incontrate nelle chat. Un bambino da solo con un computer nella sua stanza non è sempre al sicuro. Lui, occhi che guardano, perché il silenzio di un bambino potrebbe essere la voce del pedofilo. Ho visto questo video, diciamo che non ha bisogno di tante spiegazioni perché si capisce. Avete visto un signore adulto? Questi sono degli attori, questi video sono realizzati dalla polizia dopo mesi e mesi di studio, non è che lo fanno in un secondo. E che attori hanno scelto? Un signore con una bella faccia, un bell'uomo, con la giacca, la maggior parte c'ha pure questa, cravatta, per dirti attenzione, non pensare di trovare dall'altra parte sempre quello con la faccia brutta, lo sfregio, il tatuaggio, no, chi fa quelle cose, e io ho tante cause contro questi soggetti, perché con la mia associazione, Gens Nova, sono parte, si dice parte civile, si dice, nel senso che sono contro nelle cause pedofili, amori, posso fare un elenco di pedofili che non finisce mai, non ne ho uno solo che non avesse giacca e cravatta, uno solo. Meglio che non vi dico i lavori che facevo, è meglio che non vi dico i lavori che facevo, se no poi andiamo ad accusare quelle categorie, perché ce ne sono un po' di tutti i tipi, però se dico quel lavoro non può pensare, no, però vi garantisco che tutti quanti avevano questa e questa, tutto, livello culturale altissimo, avete visto l'incontro? Allora, vi ho portato, perché dovete capire con chi avete a che fare, alcuni righi di un interrogatorio di un pedofilo che sta in carcere. Questo è stato arrestato, la polizia quando uno viene arrestato lo interroga. Io vi leggerò 3-4 frasi. Voi capirete con chi avete a che fare. Perché ho scelto questo? Di tutto l'interrogatorio, di tutti i pedofili che c'ho, ho scelto questo perché è un po' l'esempio tipico. Cioè parlano tutti con un presta che sparo come se fosse tutti uguali. E del resto sono tutti uguali, perché per avere un'attrazione da bambini di 10 anni, normale, non sei, è chiaro che hanno tutto lo stesso problema. Vedete il linguaggio che usano, attenzione, perché poi vi devo dare dei consigli utili che dovete per forza ascoltare. Allora, vabbè, lui confessa, sì, ammetto di aver commesso i reati, eccetera, eccetera. Ho chattato con minori infra 14 anni che cercavo consapevole della loro età. Che c'ha di brutto sta frase, è orrenda, pericolosissima. Chattavo con minori infra 14 anni, voi sotto i 14 anni, sotto i 14 anni non significa 13, significa 13, 12, 11, 10, 9 e 8, e 8. E lì poi dobbiamo aprire un altro capitolo, a bambino di 8 anni che sta con il cellulare a chattare e il genitore che dorme, lì dobbiamo aprire un altro capitolo, però infra 14 anni, chattavo con ragazzi infra 14 anni, che cercavo consapevole della loro età. Che significa? Non mi sono imbattuto casualmente. Non significa chattando mi è capitato il bambino. No, no. Io quando torno da lavoro mi chiudo nella mia stanza e dico a mia moglie, cara, devo finire di lavorare. E invece non lavoro, appiccio il computer, l'accendo e mi metto a navigare alla ricerca di quel prodotto. Perché il bambino lì a me non rileva, a me è un prodotto. Una necessità, o è maschio e femmina, basta che respiri, c'ha sotto i 14 anni, a lui solo questo interessa, lo dirà, ma vedrete le altre frasi. Quindi lui chatta consapevole della loro età, cioè io cerco lui, non è che chattando sono incappato, no, io agisco con lo scopo tutto il giorno quando torno da lavoro, quindi vuol dire sono esperto, sono scaltro, so dove cercare. So in quali siti andare a vedere, so come comportarmi, perché io cerco voi, perché c'ho un vermiciattolo qui nella testa che mi gira, è chiaro? Guardate qui, dopo averci dato attenzione a questa frase, adulti e bambini,
dopo aver chattato alcuni giorni con i minori, attenzione, mi trasferivo con loro in stanze private del predetto sito. Attenzione, questa parola, potete comprare tutti i libri che volete, non la troverete, perché questo è un linguaggio da pedofilo. Stanze private del sito. Che sono le stanze private del sito? Dice, dopo che chattavo alcuni giorni, mi trasferivo con i minori in stanze private del predetto sito. Che sono le stanze private di un sito? Sono, è un linguaggio, stanze private, la polizia lo mette tra virgolette proprio perché è un linguaggio che nessuno di voi può mai conoscere. Se mai sia sentite uno che lo conosce, vi dovete spaventare. Se sentite un ragazzino che conosce questo linguaggio, vi dovete spaventare. E infatti dico sempre, in tutte le scuole e in tutti i convegni con gli adulti, fate questo esperimento a casa. Se avete figli, nipoti, bambini, fate questo esperimento. Dice, papà, ma tu ogni tanto vai sulle stanze private del sito a chattare? Se il bambino non lo sa, ti guarda e dice, papà, ma tu sei matto, che stai dicendo, papà? Fammi capire, non ho capito, che c'è sta stanza del primo. Boh, buono, ottima reazione, ottima reazione. Niente, niente, niente. Il bambino ti dice, mamma, e tu che ne sai? Sì, mi è capitato. Lì vi dovete agitare, perché il bambino sta già cercando, col pedofilo, sta già cercando. Fatelo questo esperimento, ridendo e scherzando, proprio ridendo e scherzando, con i fratellini, se avete fratellini, sorelle, amichetti, chiunque voi abbiate. Fate questo esperimento. Cioè, senti, tu ogni tanto, quando stai chattando, vai sulle stanze private del sito, se ti guarda strano quello, dici, ma che stai dicendo? Finisci là, no, va bene, per scherzare. No, era una battuta. Era una battuta, era una scemenza. Finisce là il discorso. Se niente niente questo ti dice, tipo mamma, papà, nonno, zia, tu come lo sai? E tu come conosci questa espressione? Spaventatevi. Spaventatevi, perché non c'è altra spiegazione, non ci sono spiegazioni. Ora vediamo che, quindi questa parte, ricordatevi queste due parole, ragazzi. Stanze private, non camere, stanze private. Che sono le stanze private del sito? Io sto sul sito, che stanza privata c'è? Cioè, le stanze private del sito sono quelle parti del sito maggiormente riservate, cioè dove è possibile chattare con più sicurezza. Perché? Cioè io mentre chatto, cosa mi dice il pedofilo? L'abbiamo appena detto. Dopo 3-4 giorni mi trasferisco, io ti dico, senti, adesso fai una cosa, apri la finestrella in alto a destra, digita questo link, digita questa parola, vedrai che si aprirà questa cosa, digita pure lì. Quindi da quel momento noi potremo parlare in maniera più riservata. Sai, così nessuno ci può vedere, ci può spiare e quant'altro. Questo per lui è importantissimo. È importantissimo per due motivi. Uno, perché quando chatta con te, io pedofilo, laureato quasi sempre, so benissimo che non posso chattare con una bambina, non è che non lo so. Quindi ho bisogno di essere più clandestino possibile. Quindi a me serve per stare più protetto, così quando la polizia postale intercetterà quel sito, ci impiegherà più tempo per scoprirlo. Primo. Secondo, mi serve molto importante perché se dopo 3-4 giorni io vi dico a voi, ci stiamo chattando, quindi tu non sai chi sono io, o meglio, sappiamo solo, come dire, in chat, ma non ci siamo ancora visti fisicamente. Dopo 3-4 giorni, che senti, facciamo una cosa, chattiamo in maniera più riservata. La prima reazione di un bambino intelligente, di un bambino attento, quale dovrebbe essere? Perché? Perché non possiamo continuare a cercare così. Fammi capire, ma che cosa ci abbiamo di così riservato che dobbiamo dirci? Cosa c'è di male a continuare a cercare così? Stiamo parlando della scuola, dei compiti, dei cantanti, cioè, perché devo trasferirmi? Se gli fai questa domanda, quello si blocca subito, perché dice, cacchio, a questo punto qualcuno gliel'ha detto. Secondo, lui, se gli dici sì, ottiene la prima vittoria, perché sta tastando, lui sta assaggiando la tua voglia di clandestinità. La bambina che ha 13 anni, 12, vedremo anche 10, subito si mette a chattare privatamente, fa capire a me che tutto sommato ti piace essere clandestina. È un primo segnale, è un primo segnale. Mi stai rincuorando che ho trovato il pesciolino giusto da mangiare. Perché io ti ho detto andiamo a chattare in maniera riservata e tu stai venendo. Senza obiettare, senza dire, oh, amico mio, ma chi ti conosce? Ma perché dobbiamo accettare i salvati? Continuiamo a chattare sulla chat che uso a casa. Che problema c'è? Se ho la coscienza pulita.
Se come bambina ingenuamente dico, ah va bene, sì, ah perché possiamo chattare anche più riservati. Tu mi stai lanciando un messaggio, mi stai facendo capire che ti piace chattare in maniera riservata. E perché devo chattare in maniera riservata? Che ci dice il pedofilo che sta in galera qui? La polizia dice, va bene, quindi poi, beh, chiaro, una volta che mi trasferivo nelle stanze private, intrattenevo con loro conversazioni a sfondo sessuale. Bingo, è chiaro, è chiaro, mi trasferisco, che succede? No, sono arrivati i genitori dei ragazzi. Facciamo entrare. Sì, lì stiamo, glielo stiamo dicendo, però dice che c'hanno problemi di parcheggio. Ah, se mi fanno sindaco alle verano troveremo un modo per far parcheggiare, che ne so, non posso risolvere il problema. È chiaro questo concetto? Avete sentito cosa dice il pedofilo? Ti dice, una volta che mi trasferivo nelle stanze intrattenevo con loro discorsi a sfondo sessuale. E io qua mi arrabbio che i bambini, ma arrabbio che i ragazzi, mi arrabbio che i ragazzi, perché non è normale che dopo 3-4 giorni che chattiamo io ti chiedo certe cose. Una bambina col cervello e sale in zucca che dice, tu sei un porco, come ti permetti? Pum! E chiudo. Ovvio, ovvio, non solo, ma comincio a pensare, ma sono sicuro che quello lì è un mio coetaneo, ma sono sicuro che questo c'ha 14 anni, ma mi sa che mi fa delle domande, dei discorsi, che forse anche voi, tra di voi, tra coetanei, parlate di tante cose. Non mi sembra che vi fate discorsi brutti, volgari, schifosi, non credo tra di voi. E come mai all'improvviso ve li faccio sulla chat? Evidentemente non c'ho 14 anni. Ne ho molti, ma molti di più. Quindi attenzione al linguaggio. Ancora, vedete cosa dice questo personaggio. Quanto è durata, la polizia le chiede, quanto è durata queste cose che le facevo? Durato per numerosi anni, fino a quando non siete venuti voi della polizia ad arrestarmi. Questa è la frase, prego. Vedete cosa dice? È durato diversi anni, non pochi anni, gli avverbi, alcuni e pochi sono due o tre, diversi andiamo 5, 6, 6. Fino a che non siete venuti voi della polizia ad arrestarmi. Che significa questa frase? Che vuol dire? Avrei continuato tutta la vita. Perché? Perché questo è un criminale seriale. Questa persona fa queste cose, perché è malato di cervello, detto proprio per non usare un linguaggio giuridico. Cioè lui ve lo dice in maniera chiarissima. Io da anni che chattavo con le minori, circa 1000 ne ha chattate, ne ha beccate 1000. Quello di Reggio Emilia centinaia, questo 1000. Immaginate quanti ragazzini vengono adescati ogni giorno. E te lo dice, l'ho fatto fino a che non siete venuti ad arrestarmi. Significa che fino alla sera prima io stavo chattando ad adescare i minori. Significa che se non mi mettete le manette io continuerò a vita. Perché non posso farne a meno. Io non posso farne a meno. Questo è il messaggio in questa frase che sto soggetto ti dice. Lui e tutti quelli che fanno le cose come lui, che ve lo garantisco tutto qua. Tutto quasi. A volte ti ringraziano pure, meno male che mi avete arrestato. Così solo in carcere posso cambiare, perché altrimenti avrei continuato a fare del male. Perché sono persone, purtroppo, che non possono fare a me. È chiaro? Vedete quest'altro. Le ragazzine, dalle ragazzine con cui chattavo, mi facevo inviare immagini che le ritraessero nude. Nude. E in alcuni casi chiedevo, ottenendo, che si denudassero in webcam. Questa è una sconfitta. Questa è una sconfitta di tutto quello che facciamo da anni. Questa frase è una sconfitta netta. Cioè io ho ragazzini di 11 anni che mi fanno spogliarello in webcam con uno che neanche conosco e che stanno solo chattando. Attenzione, qui non è pericoloso lui, perché lui fa quello, il pedofilo questo fa. Chiede foto nudo, chiede video, quello fa. La cosa grave qui è che esistono, sono esistite, le hanno prese, questo sta in carcere facendo l'interrogatorio, e ha dato i nomi e cognomi, centinaia di minori, infra 14 anni,
molte delle quali ad uno sconosciuto mandano le foto nude, o addirittura fanno lo spogliarello nella webcam. Sapete cos'è la webcam? Sì, la possibilità di vedere la vostra, il vostro video. E anche qui io mi pongo questo, cioè, questo che mi fa rabbia a me. Cioè, io faccio il ladro di portafogli, se mi metti un portafoglio sul tavolo, io te lo rubo, perché il mio mestiere è rubare il portafoglio, è normale. È ovvio, se io faccio il ladro di professione, che devo fare? Devo rubare. Appena vedo una tasca, un portafoglio, buffo, lo devo sfidare. Pacifico. Non mi meraviglia che io faccia il ladro. Il pedofilo fa esattamente questo. Il pedofilo fa questo. È il suo mestiere di criminale, farsi mandare foto. La cosa grave è che esistono ragazzini che mandano la foto. Non solo, ma poi c'è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto. Ma scusate, io sto chattando, è chiaro che vi sto ingannando, sto dicendo che ho 13 anni pure io, se no tu non chatti con me. Ti dico che ho 13-14 anni e stiamo chattando. Bene, ti chiedo le tue foto nude. Bene, ma non ha nessuno che venga in mente di dire: scusa amico mio, io ti devo mandare la mia foto nuda e tu non me la mandi a me. Come è stufato? Funziona solo che io ti mandare le foto nude. Lo spogliarello? Scusami, mi voglio spogliare, va bene? A 11 anni mi voglio spogliare. Perché non ci spogliamo insieme? Io vedo te e tu vedi me. Ma come ti viene da non fare questa domanda? Che la, per questo che avrei chiuso la conversazione dopo 3 secondi. Ma supponendo che voglio andare avanti, ma non vi viene il sospetto? Lo dico a voi ragazzi. Non vi viene il sospetto di dire: scusami, ma questo mio presunto amichetto mi chiede le foto nude, il video nude, ma perché non me le manda pure lui a me? Oh, scusami, o no? Ho detto una cosa così sbagliata? Io le chiedo a te e tu non le devi chiedere a me. Non vi viene in mente che ve le chiedono soltanto? Dici: ma è possibile che questo tenga 13 anni? Ma è possibile che questo ragazzo c'ha 14 anni? Bah, a me mi sa che c'ha 50 di anni. È chiaro? Non è normale che un ragazzino vostro coetaneo a 13-14 anni vi fa i discorsi sessuali online, vi chiede le foto nude, i video e voi glieli mandate. Ultima frase. La più brutta in assoluto, questa è la più brutta in assoluto, perché questo ti fa capire con chi parlate voi. Chattate. La polizia gli chiede: oltre alle persone che abbiamo identificato, oltre alle bambine che abbiamo identificato, lei ci può dare il nominativo di altri bambini con cui lei ha chattato, così avvisiamo le famiglie? Vedi che ti risponde questo animale: non ricordo i loro nomi perché non vi ho mai prestato attenzione. Io credo che una frase più volgare di questa non esista. Cioè, ma che parolaccia c'è? Nessuno. Una frase più volgare, più schifosa di questa non esiste. Cioè, lei conosce i nomi delle bambine con cui ci andava? No, e no perché sono senza memoria, ma perché io dei loro nomi non vi ho mai prestato attenzione. Significa: non me ne frega nulla. Voi immaginate, oggi vi presento il brigadiere Leo, piacere, Antonio Lascale, lui Elio Leo. Abbiamo fatto un evento insieme, stiamo in contatto da qualche tempo perché facciamo delle cose insieme. Adesso viene una persona, Maria, la mia bravissima consigliera dell'associazione. Gli presento lui. Maria, ti presento Giacomo Elio. Questo è l'arebbe magico, aspetta che mi chiama. Elio Leo. Che figura. Ma che figura, non mi ricordo neanche il nome di uno con cui sono in rapporto. Ma che figura. Il nome di battesimo, avendo mille nomi posso scordarlo. Un cognome, chi è, che ruolo c'ha, come faccio a scordare? Cioè, nel momento in cui gliela presento, gli do un nome e cognome sbagliato. Ma figuraccia. La prima cosa di una persona che mi rimane, la prima cosa, quando ti presenti: ciao Antonio, ciao Nicola, ciao Francesco, ciao Elio, la prima cosa. Questo che ti dice la polizia: mi può dare dei nomi? No, io non me li ricordo. Ma non perché non me li ricordo, perché sono distratto o sono smemorato. No, no, non vi ho mai prestato attenzione. È brutta, è proprio brutta sta frase. Significa: a me uno vale l'altro, questo significa, che ve lo traduco. Il linguaggio del pedofilo lo conosco bene ormai, quando il pedofilo l'abbiamo mandato in galera. Il loro linguaggio è: una vale l'altra. Basta che ci assotti 14 anni e basta che respira, tutto il resto a me non interessa. Come il nome, la prima cosa, la cosa più bella di una persona quando ti presenta. Il nome, e non mi ricordo manco un nome. E ci sto chattando diversi giorni, settimane, mesi, neanche il nome, neanche che me l'annoto, perché vuol dire che non me ne frega, a me non mi interessa. E allora, capite, vi ho letto chiaramente solo alcune righe di questo interrogatorio. Capite bene con che persona abbiamo a che fare.
segreti, consigli, consigli utili. Qui aprite gli occhi, o più che altro gli orecchi. Ovviamente queste persone, per adescare, devono gettare un'esca. Come faccio a prendere pesce senza esca? Un pesciolino ci vuole mettere l'esca là. Questi hanno molte esche, diversi tipi di esche. Io ve ne dirò quelle più frequenti, ricordate. Perché se quando chattate con qualcuno che non avete ancora visto in faccia, diteglielo anche agli adulti, a nipoti, figli, amici, famiglie e quant'altro. Perché l'utilità di questi incontri è la diffusione, non che rimanga tra di noi, se non serve a niente. Dobbiamo dirlo a tutto il mondo che conosciamo. Perché un poliziotto per ogni angolo non lo potremo mai avere. È chiaro? L'unica difesa che abbiamo è la prevenzione attraverso la conoscenza del fenomeno. Se io lo conosco, io so che non bisogna mettere mi piace, non lo metto. Nel momento in cui io non metterò mai mi piace e condivido, io quel reato non lo farò mai, non lo potrò mai commettere. E allora qui devo stare attento a non essere adescato, perché quel soggetto quando ti adesca, non ti adesca per parlare di sport, non ti adesca per parlare della crisi economica dell'Italia, ti adesca per altro. E quale esca usa? La prima esca, fate attenzione, se costui, e dico costui perché sarà sempre un adulto, voi penserete che state chattando con un minore, ma quello è un adulto. Se l'adulto, se questa persona con cui chatta, ad esempio, vi offre una ricarica telefonica online. Io sto chattando, dopo 3-4 giorni, senti, che ne dici se mi dai il tuo numero, parliamo al telefono? Ce l'hai tu un telefonino? Sì, però sai, papà mi dà 5 euro al mese, come faccio a fare la ricarica? E che problema c'è? A me mio papà mi fa un sacco di ricariche. Se vuoi te la faccio io qualche ricarica. Tanto a me di 10 euro non mi costa nulla. In realtà non esiste nessun papà, sono sempre io che sto facendo la parte bambino. Perché la ricarica telefonica? Perché? Per farvi la ricarica telefonica cosa vi serve? Oh, il numero. No, i soldi li metto io. Per me pedofilo 10 euro non so niente. Serve il numero di telefono. Allora io sto chattando. Mi sono già fatto inviare la tua foto. Adesso mi dai anche il numero di telefono. Io per farti la ricarica, mi devi per forza dare il tuo numero di telefono. Come faccio a farti la ricarica? Io pedofilo esperto, e abbiamo visto, avete visto anche quel video, ma lo vedremo nell'altro video. Sono tutte gente di grande livello, di livello culturale, espertissime di informatica. Quando c'ho la tua foto, c'ho la tua chat, adesso anche il cellulare, io ci impiego 15 giorni a stare sotto casa tua, 15 giorni, non di più. Se sono esperto anche 10 giorni. E allora, se uno vi offre la ricarica telefonica, tra l'altro che ve la farà, attenzione, perché quella la ricarica telefonica di 10 euro per 2-3 volte te la fa. Ti deve comprare un regalino? Lui mette in preventivo che per un bambino posso spendere 20-30 euro. Tre ricariche da 10, una a settimana. Tu sei contenta perché ho mantenuto la parola. Oh, questo amichetto mi ha promesso che mi faceva una ricarica e me l'ha fatta. E me l'ha fatta anche la settimana dopo. Deve essere un ragazzo meraviglioso. Quello invece sta già tirando l'amo. Sta già tirando l'amo. Che già hai abboccato la ricarica telefonica, non l'accettate mai da uno sconosciuto, mai, perché voi quando chattate non sapete chi c'è dietro lo schermo. E che ci vuole a dire sono Gabriele e ho 13 anni, ti mando la foto di un Gabriele bellissimo, biondo, con gli occhi azzurri e sono io. Attenzione, per le femminucce, un'esca per le bambine, la bigiotteria. Attenzione, un'altra trappola qual è? Io, Antonio, 50 anni, mi spaccio per Gabriella di 13 e sto chattando con te. Quando tu chatti con me, io ti dirò che sono Gabriella che ha 13 anni. Guarda caso, io adesso vi simulo una conversazione vera che accade spesso. Guarda caso, c'ho una sorella più grande che ha tanti oggetti di bigiotteria, collanine, perché non usa più. Sai, mia sorella me li ha detti a me, me li ha regalati, però per me sono troppi, non so che fare. Ma a te ti può interessare qualche collanina, qualche braccialetto? Se vuoi ti mando le foto e te le mando. Bellissimi, gli oggetti più carini. Non ti preoccupare, non mi devi dare niente, te li regalo, perché mia sorella me li ha regalati a me, per me sono troppi, te li regalo, scegli quelli che vuoi e te li regalo. Bene. Voi vedete una che ti regala questa bigiotteria e chi è che dice no? Di corsa. Però c'è un problema, per regalarti la collana o l'anellino, che ne so, il braccialetto, non ti posso mandare online, ti devo incontrare e ti do un appuntamento. All'appuntamento chi troverete? Troverete me in giacca e cravatta, colui che chattava con voi facendo credere che era Gabriella di 13 anni. Chi sono io quando mi presenterò? Sono il papà di Gabriella, scusami,
Gabriele è dovuto andare con la mamma proprio mezz'ora fa a fare un servizio urgente. Ma tu sei per caso Raffaella? Sì, sono io. Ma se non ero, ti devo dare a te della bigiotteria. Vedi, me l'ha lasciata a me mia figlia. Vedi, è questa la bigiotteria? Ovviamente quella, perché sono sempre io che ho fatto tutto. Però c'è un problema. C'ho in questo sacchetto, in questo cofanetto. Perché non sali sulla macchina? Così ti scegli, vieni, intanto mi vedi giacca e cravatta, educazione perfetta. Ti do credibilità, perché di fatto quella bigiotteria è quella di cui abbiamo parlato, che ce l'ho io. Vieni, sali un attimo, oppure io c'ho l'ufficio qui dietro. Così ti scegli con calma quello che ha detto mia figlia, che non mi devi neanche pagare. Ti scegli con calma quello che vuoi, te lo prendi e te ne vai. Lei è mortificata, ma la mamma l'ha chiamata, all'ultimo minuto ha dovuto fare un servizio con la mamma. In quel momento, se avete abboccato, di corsa, scappate, scappate. Se non trovate la bambina, che voi aspettavate di trovare, perché qualcuno c'ha poco, ma qualcuno, magari qualcuno, più di qualcuno c'ha poco. Via! Dietro fronte, via! Dice, ma questa è pazza che scappa all'improvviso. Sì. Dimmi che sono pazza e scappa all'improvviso. Ma è che sono pazza e scappa all'improvviso, ma porto a casa la pelle. Perché quella persona ha bisogno, per farti la bigiotteria, una volta devi salire in macchina con me, una, o in ufficio, una volta, non è che ho bisogno 10 volte, è chiaro? Quindi attenzione a colui con cui state chattando, che voi credete essere un amico, che a un certo punto vi dirà che la sorella grande c'ha della bigiotteria, che vuole regalare perché non sa più che farsi. La trappola è quella, ti darà appuntamento, ma l'appuntamento non troverai nessuno se non me. Che farò finta di essere il papà di questa pseudo amichetta che non è mai esistita. Ti mostro la bigiotteria che è quella, e tu sei convinto, quindi tu ti senti tranquilla, perché in effetti è quella che ti ho mostrato, quindi tu stai sereno. Però c'è un problema, c'è questo sacchetto così sparso, sali in macchina, così scegli quello che ti piace e poi te ne va. Io quello voglio, che sali in macchina una volta, chiaro? Per i maschietti, la bigiotteria è la PlayStation, uguale, stesso trucco. Mio fratello c'ha i modelli della PlayStation, mio papà gli ha regalato l'ultimo modello, quindi il penultimo non lo uso più. Se vuoi te lo posso regalare, tanto non lo uso più. Capirai, a un maschietto gli va di ti regala la PlayStation, di corsa. Gli darò appuntamento, solita trappola, mi farò trovare io. Sai, mio figlio all'ultimo minuto ha avuto un problema, non è potuto venire, ma mi ha lasciato la PlayStation. Vedi, è questa che ti ha detto? Sì, sì, è proprio questa. Senti, io c'ho l'ufficio qui dietro, vuoi venire a provare, mettiamo la presa così vedi se funziona, poi te la prendi. Cazzino, ci va, e io l'obiettivo l'ho raggiunto, ti ho fatto salire nel mio ufficio e lì siamo soli. Chiaro? Ti ho rapito io? No, tu sei venuto. Ti ho preso con la forza? Assolutamente no. Ti ho invitato nel mio ufficio per vedere una PlayStation e tu sei salito. Poi la porta è chiusa, la tua parola contro la mia. Attenzione, non è questo che faccio. E allora che faccio? Non vado, punto. Oppure la PlayStation, papà, c'è un ragazzo che ho conosciuto là che mi può regalare una PlayStation, mi accompagni? Qual è il problema? E vado con papà, fratello grande, sorella grande, mamma, non lo so, zio, fidanzato, quello che è. È chiaro?